come sappiamo, a Napoli sono molto fantasiosi, no? Nelle loro elucubrazioni. Allora si disse che siccome San Gennaro, al tempo che venne Championnet, quindi San Gennaro, aveva fatto il miracolo dello scioglimento del sangue, e quindi si credeva che fosse filo giacobino, Sant'Antonio invece di Padova, che aveva favorito il ritorno del re, quindi era il santo da prediligere, e quindi San Gennaro viene messo un po' da parte e poi Sant'Antonio viene elevato. Però insomma è una storiella che lascia un bel tempo dentro, perché poi pare che questo miracolo del sangue non si sia fatto. Guarda, allora, diciamo giusto A porte chiuse, hanno fatto a porte chiuse, non ha visto un nessuno. tocco così un po' di folklore a questa vicenda, che invece è drammatica. Ruffo riconquista il regno, lo riconsegna di fatto ai suoi legittimi regnanti. Ferdinando IV non si fida molto di ritornare subito a Napoli, perché ancora nelle province c'erano dei disordini. Ritarderà un po' di tempo, si limita a fare delle puntatine sulla nave dell'ammiraglio Nelson, ad Ischia, a Capri. Poi però entra in rotta di collisione quasi subito con il cardinale Ruffo. Perché entra in rotta di collisione? Proprio per la restaurazione. Qui vediamo alla pagina un po', come dire, un po' più importante forse di tutti questi eventi. Perché si scontravano due modi di vedere le cose. Ruffo era per la clemenza, non avrebbe voluto che si calcasse troppo la mano della persecuzione dei responsabili, pure se erano macchiati di colpe veramente madornali. Il re invece, che soprattutto la regina Maria Carolina, influenzata dagli inglesi e dal Nelson, volevano invece le bandiere forti. Alla fine si sceglie, io direi, una soluzione mediata, dove si fanno dei processi, si imbastiscono le giunte di scrutinio, vengono giudicati i più compromessi, quelli che avevano svolto un ruolo dirigenziale degli organismi repubblicani, ne vengono messi a morte un centinaio o qualcosa di più. E tra questi sappiamo i nomi, no? Eleonora Piemonte Fonseca, l'ammiraglio Calacciolo, Domenico Cirillo, Pagano, Ignazio Ciaia, Locotenente e compagnia bella. Sono tutti quei nomi che voi vedete scolpiti a carattere cubitale nell'obelisco che trovate a Piazza dei Martiri, così si chiama a Napoli. C'è ancora oggi un bel monumento dove sono iscritti questi nomi di queste persone. E da lì nasce la leggenda nera, nasce la leggenda nera del cardinale Ruffo, che di quest'ultima fase non è assolutamente responsabile, ma soprattutto nasce la leggenda nera della restaurazione violenta del re Borbone, quindi di Ferdinando IV, che a dire di quelli che ancora oggi inneggiano ai valori, permetterei di dire qua, nella piccola digressione, che portò la Repubblica napoletana qui. E dicono che quella è stata la magia più vera, perché la restaurazione, quindi la mano di ferro usata dal re Borbone, abbia, come dire, decapitato la società, la classe dirigente del Regno di Napoli, cosa che a mio avviso non è così, perché da che volte e volte centinaia di persone vengono messe a morte in maniera irreprensibile, si erano macchiati dei crimini gravissimi. Perché loro avevano voluto la Repubblica al posto della monarchia. È come se noi oggi cercassimo, cospirassimo, insieme a io, Maurizio e Claudio, facciamo una società segreta per cospirare contro la Repubblica Italiana, perché rivogliamo il ritorno alla monarchia. Non c'è più la pena di morte, fortunatamente, ma credo che passerebbe un bel po' di qua. Quelli di San Marco stanno ancora in galera. Appunto. Quindi, diciamo che dal punto di vista giuridico, la condanna dei cosiddetti patriotti repubblicani non aveva modo di essere messa in discussione. Si voleva usare invece della mannaia una misura un po' più leggera? Sicuramente sì, forse io sarei stato, io personalmente sono più dalla parte del Ruffo che dalla parte di Nelson, però la storia è andata così e noi dobbiamo commentare quello che è successo. Però c'è un però. Perché qui come dire, ci si scandalizza per i famosi martiri della Repubblica napoletana. Ma guardate che in tutto il territorio del Regno ci sono stati dei fatti esecrati di cui purtroppo nessuno conosce le vere dimensioni. Io non voglio andare oltre, ma voglio proprio entrarmi nell'alta terra di lavoro, che è poi il nostro territorio. I francesi iniziano ad abbandonare il napoletano già dal marzo del 1799. Perché?
perché Napoleone si trovava in difficoltà nell'Alta, nell'Alta Italia. La coalizione austro-russo di Suvarov già due volte aveva sconfitto l'esercito francese, e quindi Napoleone aveva bisogno di tutti i suoi effettivi per contrastare la coalizione. E quindi i reparti da Napoli e dal sud si trasferiscono prima a Roma e poi al nord, praticamente lasciando i brachi di tela ai patrioti repubblicani, i quali in questi mesi di Repubblica non fanno niente. Ecco perché io parlavo di quali lavori. L'unica cosa che fate, e questo ci interessa, oltre a comporre inni a San Gennaro, a cambiare l'ordine dei mesi dell'anno alla francese, e l'unica riforma degna di tale nome è una riforma amministrativa che tentano, la cosiddetta riforma Bassallo. Chi era Bassallo? Bassallo era un curato di campagna che aveva seguito Championet della sua venuta in Italia, quindi attualmente a digiuno di questioni amministrative. Aboliscono le vecchie circoscrizioni del Regno di Napoli e adottano un modello francese sulla stregua dei bureau, dei comuni, dei cantoni, dei dipartimenti. Fortunatamente, caro Enrico, la cosa buona per il nostro territorio è che finalmente San Germano, alias Cassino, diventa capoluogo del Dipartimento del Garigliano. Tu hai seguito quante vicende, anche negli ultimi tempi, Cassino ha fatto per cercare di avere questa cognata provincia, essere capoluogo, non c'è mai riuscita. Nel 1799, grazie a Bassallo, questo oscuro curato di campagna della francese, Cassino, allora San Germano, diventa Dipartimento del capoluogo del Garigliano. Non ha mai esercitato questa funzione perché la riforma passata è durata una ventina di giorni perché non è stata mai applicata. Galanti, uno dei più grandi geografi del Regno di Napoli, usa un'espressione che è tutto un programma, dice: se una persona di notte fosse salito su di una montagna e senza guardare niente perché è scuro giù avesse tracciato un cerchio con il compasso, avrebbe fatto una riforma più giusta e più sacrosanta. Non funziona, tanto è vero che quando poi Championet viene richiamato in Francia per essere arrestato, proprio per aver favorito la nascita della Repubblica Napoletana, che in Francia che il direttorio nessuno voleva, perché non si voleva che degli stati assoggettati nascessero degli stati, così dire, dei governi così indipendenti. Il generale MacDonald, che è quello che sostituisce Championet, abolirà immediatamente questa riforma passata e ritornerà alla vecchia amministrazione borbonica. Quindi, per dirvi che di fatti eclatanti, questi signori non ne hanno fatti durante questi 5-6 mesi, un po' perché forse non ne avevano avuto neanche il tempo, un po' forse perché erano tanti altri problemi da dover affrontare che non stavano lì a spaccare il capello. Però nell'abbandonare il nostro territorio